Apre in via Cupa dell'Arco a Secondigliano, in un immobile confiscato al clan di Lauro, la nuova sede del reparto tutela del patrimonio della Polizia Municipale, un bene del valore di oltre 300.000 euro, edificato su 120 metri quadri di terreno che l'Agenzia Nazionale ha trasferito al patrimonio indisponibile del Comune. L'inaugurazione è questa mattina con il sindaco De Magistris e l'assessore alle politiche urbane Carmine Episcopo. Sottrarre alla camorra e dare alle istituzioni, sottrarre alla camorra e dare alle comunità e alla società civile. Lo stiamo facendo tantissimo in questi anni della mia sindacatura, qualche giorno fa fuori Grotta, oggi qui. È importante anche il segnale della presenza della Polizia Municipale con un'unità operativa molto importante che tutela patrimonio. Qualche giorno fa, sempre nell'ottica della rivoluzione culturale e della lotta alla camorra, abbiamo aperto la biblioteca d'Orso qua vicino a Piazza Zanardelli, che era chiusa da circa 10 anni. Quindi sono segnali importanti, perché sono fatti in un momento di crisi economica durissima, con pochissime risorse, in un momento anche di recrudescenza criminale. Ricordiamoci che ci sono stati 2 poliziotti municipali ammazzati qui vicino qualche mese fa. Insomma, questa città si è schierata fortemente contro la camorra, si è schierato il sindaco, la parte assolutamente maggioritaria della nostra città assolutamente prevalente, una piccola minoranza che non si rassegna al cambiamento. Distribuito su 3 piani collegati da una scala interna, lo stabile è stato riadeguato alle esigenze della polizia locale dal personale della Napoli Servizi, che ha realizzato in house i lavori. L'idea di allocare il reparto che si occupa della tutela patrimoni, cioè sulla regolarità dei fitti e sugli eventuali sgombri in caso di occupazione abusiva non autorizzata su tutto il territorio comunale, quindi per quanto riguarda i cespiti del comune e delle ACP, è un segnale che si vuole dare per affermare la legalità in qualsiasi territorio, anche in un ambito complicato come quello di Secondigliano.